Io sono la coordinatrice di un bel gruppo di ragazze e ragazze di Montà, un gruppo che è nato 3 anni fa in seguito all'incontro con Alberto, avvenuto durante una festa della Lega. Noi giovani eravamo lì ad aiutare chi a dare gelati, chi a servire i tavoli, abbiamo incontrato Alberto e da lì è iniziato il nostro cammino nel... Come gruppo giovani facciamo parte della sezione di canale e a nostro avviso riteniamo che sia di fondamentale importanza lavorare in sinergia con i nostri militanti storici della sezione. Per confermare ciò porto l'esempio del convegno che abbiamo organizzato a febbraio sulla sanità, alla quale è intervenuto il nostro governatore Roberto Cota, riscontrando un ottimo successo, frutto appunto della collaborazione tra noi giovani e i nostri militanti. Dico questo perché penso che la voglia di fare di noi giovani, accompagnata e seguita dall'esperienza di chi ha qualche anno più di noi, sia indispensabile per il nostro movimento in questo momento, ma anche nel futuro. Detto questo, voglio fare gli auguri a Flavio per gli oneri e gli onori che gli spetteranno in seguito alla sua elezione a coordinatore provinciale, e dicendogli che sul gruppo del Roero potrà sempre contare, come è stato finora, e volevo ringraziare Alberto per il lavoro che ha svolto per noi fino adesso, e perché è anche grazie a lui che io personalmente mi sono avvicinata al movimento giovanile dei Giovani Padani. Concludo dicendo che noi come giovani dobbiamo far sì che il nostro entusiasmo ci tenga sempre uniti fino al raggiungimento dell'obiettivo finale, che sappiamo tutti essere la nostra bella Padania libera, indipendente e sovrana.